Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Cari fratelli, amici dell'Unitalsi, sorelle, ammalati tutti della nostra diocesi, la messa di apertura del nostro pellegrinaggio, che ogni martedì dopo Pasqua celebravamo a Lourdes, è celebrata questa sera qui dalla Cattedrale di Verona, presieduta dal nostro Vescovo, Monsignor Giuseppe Zenti. Vogliamo pregare il Signore risorto per tutti i malati e i sofferenti, dovunque si trovino. Vogliamo affidare a Maria quanti, colpiti dalla pandemia, vivono giorni di prova negli ospedali o nelle rianimazioni e stanno combattendo tra la vita e la morte. Vogliamo invocare il Signore perché ci liberi da questa epidemia e doni a tutti noi una fede salda. Grazie Don Flavio per averci introdotto lo spirito dell'unità e sì. Sono contento che abbiate improntato la settimana, mediaticamente anche, su Lourdes, perché per noi tutti Lourdes è una nostalgia. Vorremmo essere stati presenti l'anno scorso, niente. Quest'anno, niente. E pensare a Lourdes come un deserto ci fa male al cuore, come del resto un po' tutti gli altri santuari. Periodo quindi di grande sofferenza anche da questo punto di vista, però noi sappiamo che abbiamo la possibilità di sentirci uniti tra di noi e di essere collegati interiormente con Maria, nostra madre, dal punto di vista spirituale, e la invochiamo. Vogliamo che sia presente in mezzo a noi sempre, cominciare dall'Eucarestia di cui lei è madre. Affidiamo, come diceva Don Flavio, tutti gli ammalati dell'unità e tutti gli altri
alla Divina Misericordia insieme con noi tutti. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Genito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Dio, che ci hai donato i sacramenti pasquali, assisti questo popolo con la tua grazia, perché raggiunta la libertà perfetta, possa godere in cielo quella gioia che ora pregusta sulla terra,
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro diceva ai Giudei: «Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?» E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa». Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio. Del Signore è fedele a ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è pieno la terra. Alleluia, alleluia, alleluia. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per ribellarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Alleluia, alleluia, alleluia. L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia, 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 alleluia.
il Signore sia con voi. Oh Spirito, il Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e ciò che le aveva detto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nella memoria ciascuno di noi passano le immagini del nostro pellegrinaggio a Lourdes 2019, fiumane di gente, quel nostro pellegrinaggio della diocesi di San Zeno molto significativo, al punto che potevamo presiedere la celebrazione del mercoledì in San Pio X, poi tante altre persone, praticamente erano i pellegrinaggi di apertura della stagione a Lourdes. Ma le ragioni vere che ci conducevano a Lourdes fisicamente sono le stesse che possiamo vivere, siamo chiamati a vivere anche qui. E la liturgia se ne fa voce. Pensiamo ad esempio alla parola di Pietro che nel giorno della Pentecoste afferma: «Sappia con certezza che colui che è stato crocifisso, Dio lo ha risuscitato dai morti». Perché si va a Lourdes o nei santuari? Perché insieme con Maria possiamo fare l'esperienza spirituale vera di Gesù risorto in compagnia di Maria. Noi siamo certi che Gesù è risorto, anzi è il risorto, e vive da risorto per sempre. Che la nostra fede, grazie alla nostra devozione a Maria, non venga mai meno, mai sia vacillante su questo punto fondamentale della nostra fede cristiana. Cristo è il risorto. Non dubbi
incertezze, certezze, anche se è questo l'annuncio più sconvolgente di tutti e non tutti sono disposti a crederci fino in fondo, senza condizioni. Del resto, se Gesù davvero è risorto, è il risorto e vive in mezzo a noi da risorto, la storia non finisce in un baratro, perché lui è il padrone della storia. E l'ultima parola ogni giorno la pronuncia lui: io ho vinto il mondo, ho vinto il male, quello che sta all'origine di tutti i mali, anche quelli fisici, anche quelli che riguardano la salute. I mali sociali hanno tutti origine dal male radicale che è il peccato, il sistema del peccato, che Gesù con la sua morte e con la sua risurrezione ha debellato, ha distrutto alla radice. Chiediamo alla Madonna questa prima grazia di credere fermamente in Gesù risorto, che vive da risorto in mezzo a noi. Un secondo messaggio collegato ovviamente a questo, quello della conversione. Cosa dobbiamo fare? Chiese la gente a Pietro: convertitevi e ognuno di voi si faccia battezzare. La conversione vuol dire volgere lo sguardo su Gesù crocifisso, risorto, e non distaccarlo più da lui. Siamo dei contemplativi. Ricordate le nostre esperienze fatte appunto a Lourdes in tutti gli anni? Quanto tempo, quanto si lasciava alla contemplazione di Gesù attraverso Maria? O per così dire, volevamo guardare a Gesù con gli occhi di Maria, gli occhi di una madre. Cosa scrutano nel volto del figlio? E la devozione a Maria ci induce esattamente a questo, a poter guardare a Gesù con gli occhi di Maria. E allora scopriamo in lui chi è davvero il figlio di Dio, che è venuto a combattere dentro di noi la grande battaglia contro il male, contro il peccato, contro il sistema del peccato, che vuol dire ateismo, egoismo, individualismo, indifferenza, cattiveria, superbia, tutti i mali che affliggono l'umanità. Convertiamoci, teniamo sempre fisso ogni mattina appena ci alziamo lo sguardo verso Gesù e chiediamo alla Madonna la grazia di lasciarci convertire ogni giorno a Gesù, senza mai distogliere il nostro sguardo, perché magari sentiamo le attrattive della mondanità, del consumismo. Terza grazia che chiediamo: di saper ascoltare la voce appena sussurrata di Gesù attraverso tanti avvenimenti della vita, attraverso la sua parola. Ricordiamo, l'Evangelista presenta la Maddalena che va al sepolcro. Che esperienza! Il mattino presto trova il vuoto, la pietra tombale ribaltata, sente la voce di questi angeli: tu cerchi Gesù, ma non è qui. Ma dov'è? Chi l'ha portato via? E poi quello strano incontro, uscendo dal sepolcro, incrocia con la sua vista un tale che lei scambia per il custode del giardino.
Se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io vado a prenderla. Povera donna. Era la voce forte, incontenibile del suo amore. Sarebbe andata lei a prendere il corpo di Gesù, lei, povera donna, fragile. Ma in quel momento c'è un timbro di voce strano, diverso, anzi, antico. Maria. Quel timbro di voce è stato sufficiente per sintonizzarsi. La Maddalena, Gesù, la stessa voce. La Maddalena, maestro, maestro mio. È una bella grazia questa, di poter intercettare la voce di Gesù quando ci sembra che Gesù sia scomparso. In questo più di un anno ormai, così tremendo, così devastante, ci ha proprio l'impressione che non ci sia più, è stato portato via, dove è andato? Maria, Gesù ci dice il nostro nome ad uno, e quel nome pronunciato da Lui ci dà la certezza, ci sono io con te. Ci sono io con voi, non dovete aver paura di niente, perché io affronto tutto e voi con me. Se voi affrontate con me le situazioni della storia così travagliata, statene certi, uscirete da questo guado. E del resto mi pare che le braccia della fede e dell'amore verso i più fragili non si siano spente. Documentazione, questa stessa settimana che avete inventato e la stessa sera che stiamo celebrando adesso la messa, è un segnale per voi, per esempio, dell'affetto, dell'amore che avete, delle premure verso gli ammalati. Vuol dire che lo custodite, altrimenti sareste stati a casa. Ma quanti avrebbero voluto essere presenti, magari non hanno potuto essere presenti? Le braccia dell'amore, dell'attenzione ai più fragili, ci sono ancora. E a me è parso di poter notare che anche le braccia della fede cristiana autentica ci siano ancora, perché presiedendo qui in cattedrale, personalmente, con la concelebrazione degli altri preti, e da quanto sento dire dai preti delle varie comunità parrocchiali, le chiese in questo tempo di Pasqua erano piene. Anzi, in qualche chiesa si doveva dire non puoi starci in chiesa, ma pensate addirittura che qualcuno non potesse partecipare perché non ci stava più in chiesa, e hanno anche aumentato il numero delle messe. Come dire che c'era voglia di Pasqua, ma di una Pasqua ben partecipata. La fede c'è ancora, e non soltanto la religiosità. Occorrono le occasioni, perché dalle braccia si sprigionino ancora le fiamme. Verrà il tempo, se custodiremo sacra la fede, sacro l'amore, un po' coperta, se volete, ecco, dalle vicende così tristi della vita. Manteniamo vivo l'amore per i più disabili, i più in difficoltà, e una grande fede in Dio. E verrà il momento in cui potremo esprimere tutto questo anche a pieno popolo. Grazie di quello che avete inventato per potervi mantenere in contatto con i nostri malati. Ma giustamente Don Flavio all'inizio ci ha ricordato non solo gli ammalati dell'unità, e se l'unità si chiede, l'unità si sente il cuore battere forte, preoccupato per tutti gli ammalati. Covid, chi è stato trascurato anche nelle sue malattie gravi in questo tempo di Covid,
tutti sono parte della nostra grande famiglia dell'unità, essi attenti e sensibili. La nostra messa questa sera è per tutti loro e per quanti si stanno preoccupando, accudendo con competenza e con amore e con umanità di ognuno di loro, dagli ospedali, le case di riposo, alle nostre famiglie. O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza, veniamo a te per invocare la tua misericordia e la tua protezione. Preghiamo insieme dicendo: Maria, salute degli infermi, prega per noi. Signore, preghiamo per tutta la Chiesa, il Papa che hai scelto per noi, il nostro Vescovo Giuseppe, i sacerdoti, i diaconi e tutti i laici, sostienici in questo difficile momento. Preghiamo. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Signore, ti affidiamo gli ammalati e le loro famiglie. Porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito. Preghiamo. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Signore, sostieni l'Unitalsi perché svolga il proprio servizio ai malati, li sostenga nel pellegrinaggio della vita e rafforzi lo spirito di solidarietà. Preghiamo. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Signore, liberaci dall'epidemia che ci sta colpendo, affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. Preghiamo. Maria, salute degli infermi, prega per noi. E aggiungiamo anche le intenzioni che ci stanno particolarmente a cuore. Vogliamo invocare il Signore attraverso l'intercessione della Vergine Maria, per i nostri preti, perché amino i malati, gli infermi, gli anziani, i disabili, perché il Signore conceda nuove vocazioni alla vita sacerdotale. Domenica prossima nel pomeriggio qui in cattedrale ordinerò 5 nuovi diaconi in vista del presbiterato. E se aggiungete le altre intenzioni che portate in cuore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Cieli un grido risuonò, alleluia, Cristo Signore trionfò, alleluia, 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 alleluia. Morte di croce gli patì, alleluia, ora al suo cielo risalì, alleluia, 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 alleluia. Cristo ora è vivo in mezzo a noi, alleluia, noi riusciamo.
diciamo insieme a lui, alleluia, 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 alleluia. Tutta la terra clamerà, alleluia, e tutto il cielo griderà, alleluia, 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 alleluia. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre misericordioso, le offerte di questa tua famiglia, perché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza proclamare sempre la tua gloria, o Signore. Soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte, risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della resurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E preghiamo insieme come Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Per accostarci all'Eucaristia chiediamo di mantenere il distanziamento sociale. Don Michele passerà a portare l'Eucaristia ai nostri amici che non possono muoversi e coloro che portano i labari dell'Unitalsi. Per tutti gli altri, invece, ci saranno due sacerdoti al lato delle colonne, uno alla mia destra e uno alla mia sinistra. Chiediamo ordinatamente di passare dalla corsia centrale e poi ritornare al posto, alla corsia laterale. Si mantiene indossata la mascherina, dopo aver ricevuto il corpo di Cristo sulla mano, ci si sposta leggermente, si abbassa la mascherina, si assume il corpo di Cristo e poi si torna al proprio posto. Croce in luce.
con lui rinascerai. Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. Vivremo da fratelli, la Chiesa è carità. Dopo i saluti iniziali di Don Flavio, a me il compito di fare i ringraziamenti. Ringrazio lei, caro Vescovo Giuseppe, per la sua attenzione a noi, alla nostra famiglia Unitalsi. Coglie sempre i nostri inviti e questo ci fa tantissimo piacere. Voglio ringraziare i nostri assistenti, Don Flavio e Don Michele, i sacerdoti che sono convenuti. Voglio ringraziare tutti voi, è una gioia potervi vedere, veramente. Averci visti qua oggi è una gioia. Non vi nascondo l'emozione che avevo prima, nel senso che nell'ascoltare, nel vivere la celebrazione, nel ricordare questo Vangelo che si ripete tutti gli anni, no? Di Maria di Magdala. Ho visto il Signore, ha guardato con gli occhi del cuore. Bello questo Vangelo, bellissimo. Io voglio ringraziare anche la Presidenza. Abbiamo messo in piedi, andiamo velocemente, questo pellegrinaggio virtuale che voleva fare rivivere i momenti belli vissuti. Non era tanto solo per creare un sentimento di nostalgia, ma questo ricordare i bei momenti del pellegrinaggio fa superare anche dei momenti difficili, particolari. E allora è una gioia anche aver fatto questo. E ringrazio Telepace che in poco tempo ci ha aiutati a far questo. Si poteva fare qualcosa di meglio. Si dice, no, che per fare le cose fatte bene bisogna farle due volte. Io spero che sia la prima e l'ultima. L'anno prossimo di poter andare in pellegrinaggio, lo auguro veramente con il cuore. Però ci tenevamo a entrare nelle case, a farvi sentire che l'Unità si è viva. E voglio salutare anche tutte le persone che ci stanno seguendo da casa, soprattutto le persone che stanno vivendo una sofferenza. Saluto anche le famiglie, i piccoli Unità, i giovani. Abbiamo anche qua una rappresentanza. Quello che voglio dire è che siete nel mio cuore, nel cuore della Presidenza, nel cuore di tutta l'Unitalsi. E con questo sentimento auguro ancora una buona Pasqua di Resurrezione a tutti. Preghiamo. Esaudisci, Dio onnipotente, le nostre preghiere, guida alla beatitudine eterna questa tua famiglia, che hai ricolmato della grazia del battesimo per Cristo nostro Signore. Amen. Anch'io ringrazio gli assistenti.
Presidente. Il Presidente ha già rivolto l'augurio di buona Pasqua che continuerà per 50 giorni fino alla Pentecoste. Portiamo in cuore una certezza che Gesù è il risorto. E poiché Lui è il risorto, la storia non finisce in un precipizio e noi siamo in buone mani. Il Signore sia con voi. Per i meriti e l'intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, vi benedica, vi protegga dal maligno, vi colmi delle sue grazie, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio per la vostra vita di testimonianza al Vangelo e andate in pace. Regina Cieli, letare, alleluia, qui acque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia. Alleluia.